L'industria del granito, la sua lavorazione ed esportazione, l'importanza che ha rappresentato per la storia e la cultura del borgo campese di San Piero e di riflesso per tutta l'Elba, sono al centro dell'interessante mostra fotografica Granito addosso, esposta nella suggestiva cornice medievale del bastione del Caracuto. Foto d'epoca e video per raccontare un passato che, come ci ha spiegato Gianmario Gentini del Circolo Culturale Sampierese Le Macinelle, merita di essere recuperato e valorizzato in ogni suo aspetto. Come vedete, questa è una struttura medievale, abbiamo delle date certe, 1552, e si inizia la costruzione della fortificazione della chiesa. Questo lo sappiamo perché abbiamo una supplica dei sampieresi e della confraternita dicendo: voi state costruendo le fortezze con i masti della nostra chiesa, quindi al momento che finisce quest'epoca abbastanza burrascosa, ricostruiamo la chiesa di Lucia d'Africa. Abbiamo creato un piccolo polo perché abbiamo il museo mineralogico a 5 metri, la chiesa medievale di San Nicolò e il bastione, che a questo punto abbiamo chiamato il Caracuto perché ha tutte le caratteristiche per poterlo chiamare così. Cava del Caracuto, granito, fatto di granito e tutto. Queste sono foto d'archivio, la mostra è gran parte fotografica. Abbiamo una tradizione di scavatorizzazione del granito piuttosto importante, quindi le foto ci sono perché le ditte che comunque lavoravano il granito facevano le foto. Faccio un esempio, quella è l'ultima colonna che è stata fatta qui nella cava del calcinaio, la chiesa a Pisa in cui era stata crollata durante il bombardamento la colonna, quindi è l'ultima colonna grande. Una mostra che è quindi solo l'inizio di un bel progetto che trasformerà il bastione in uno spazio espositivo per nuove installazioni, bookshop, presentazioni di libri e molto altro ancora. Granito addosso è visitabile su appuntamento mandando una mail all'indirizzo info@blueelba.com.